Se già i viaggiatori del Settecento e dell'Ottocento furono colpiti dall'aspetto delle abitazioni del Campidano, che definirono di fango, ciò lo si deve anzitutto alla mancanza nella zona di pietra e alla conseguente necessità, data l'impossibilità di rifornirsi altrove, di trovare sul posto la soluzione di un problema essenziale come quello della casa. Il corallo è una ricchezza della Sardegna. L'hanno capito i giovanissimi allievi che si appassionano a questi lavori, sviluppando quel senso innato delle bellezze che deriva dalla contemplazione dell'incanto e dei colori del loro golfo. L'autonomia ha portato i sardi a riflettere maggiormente sui problemi della loro isola, a scoprirne i segreti tesori, ad apprezzarne la fertilità, a cercare in casa nuove possibilità di lavoro e di industrializzazione. Una volta era così, passo dietro passo a stendere il filo di lana, avanti ed indietro per lunghe mattinate, per pomeriggi interi. E se una donna non sapeva fare queste cose, se non aveva confidenza coi gomitoli, se non conosceva i segreti del telaio, non si poteva chiamare donna sarda. Così come nel caso del pane Carasau, in Sardegna sopravvivono forme di artigianato che hanno per oggetto strumenti e utensili di una vita che ruota ancora intorno al lavoro dei campi e all'alternarsi delle stagioni.